abbiamo un po' analizzato i dati che sono stati pubblicati, l'avete visti anche voi, ci sono 40 tra dirigenti e giornalisti che hanno stipendi superiori ai 240.000 euro, poi ce ne sono 18 sopra i 300.000 e 9 fra i 250.000 e i 300.000 euro, e all'interno di questa categoria due potrebbero avere uno stipendio superiore ai 300.000 euro con la retribuzione di risultato. La nostra proposta di legge contiene il piano trasparenza, trasformato poi come emendamento al Senato nel luglio 2015, approvato dalla Camera del Senato, appunto. Succede poi che questa proposta di legge va alla Camera, dove noi presentiamo un emendamento a mia prima firma, questo, il 2.179, che dice semplicemente che non si deve sforare, i dirigenti e i manager RAI non devono sforare il tetto di 240.000 euro. Emendamento bocciato dal Partito Democratico e da tutta l'Aula alla Camera. La motivazione che ci è stata data è che bisognava intervenire in una proposta di legge generale, quindi non andava bene la riforma della governance RAI. Abbiamo presentato più volte delle proposte emendative che ci sono state bocciate in aula dal Partito Democratico, che ora non solo cerca di prendersi i meriti sulla trasparenza, ma tenta anche di dire qualcosa riguardo a proprio questo limite che ha bocciato. Oggi questo Renzi che doveva riformare una RAI che non è stata appunto riformata, una RAI che addirittura oggi resta ancora una televisione generalista, dove abbiamo ancora il programma dei pacchi, e già questo dovrebbe dire tutto. Il programma dei pacchi proprio va a chiarire qual è il futuro come RAI vede il futuro dell'informazione pubblica con i pacchi. Allora, a questo si è aggiunto anche il canone in bolletta, che è diventata una forma di vessazione nei confronti dei cittadini, dove funziona al contrario, cioè il cittadino che è costretto a dover dichiarare che il non possesso della televisione, cioè una follia, un'assurdità. E questo oltre a chiarire e a garantire il fatto che la RAI sia rimasta sempre la stessa, e in questo caso, anche questa volta, a perdere sono proprio sempre e come sempre i cittadini. Abbiamo bisogno anche che anche il mondo dell'informazione però rifletta su se stesso e sulle condizioni in cui lavora, perché questo signore qua, che voi conoscete bene, ha consegnato la RAI in mano al governo, e ho sentito molto poco parlare di questo dalla stampa, dai giornali, dalle televisioni. E ribadisco, c'è un silenzio assordante per questi tempi che 10 anni fa non avremmo sentito, probabilmente, perché c'erano ancora diciamo controinformazione, forse, o qualcuno che faceva informazione. Siete rimasti in pochi. Io penso che adesso ci saranno altre occasioni per combattere una battaglia, per liberare i giornalisti, perché se non abbiamo giornalisti indipendenti che lavorano non ricattati da una casta, appunto, di pochi che prendono tanti soldi con stipendi da fame, eccetera eccetera, cioè il DDL editoria che arriva adesso al Senato sarà un DDL dove potremo di nuovo proporre al PD di mettere un tetto agli stipendi ai super manager, ai dirigenti, eccetera eccetera. Vediamo se lo votano. Ce ne saranno altri di emendamenti che vi consiglio di seguire, che riguardano anche il vostro lavoro. Vediamo se li votano. Allora, o si cambia definitivamente tutto o questo paese non cambia, e noi non stiamo cercando di applicare una rivoluzione a metà, ma stiamo cercando di applicare una rivoluzione completa, perché questa è la direzione che abbiamo intrapreso. E qui abbiamo anche il documento dove io sono stato il relatore nel novembre 2015, vigilanza, ho inserito al cambio dello statuto della RAI il parere della vigilanza, che era obbligatorio ma purtroppo non vincolante, dove chiedevo di inserire il tetto agli stipendi nello statuto RAI 240 di 240.000 euro. Questo è il documento approvato nel novembre 2015 dalla vigilanza RAI all'unanimità, quindi è tutta la commissione, un'indicazione politica forte da parte del Parlamento, in cui io sono il relatore e io ho riformulato questo testo inserendo la postilla che diceva che nello statuto doveva essere inserito il tetto di 240.000 euro. Il governo l'ha ignorato, il Parlamento in qualche modo l'ha ignorato, la RAI non l'ha applicato, e allora vediamo che è un governo che è sempre forte con i deboli e debole con i forti. Quindi questa storia cambierà e cambierà
presto, e lo vediamo sotto gli, ed è sotto gli occhi di tutti che già sta cambiando, perché se no non saremmo qui a parlare dell'applicazione della trasparenza in Rai voluta dal Movimento 5 Stelle. Quindi con tanti problemi che oggi abbiamo, però vediamo che la direzione è quella giusta, l'abbiamo intrapresa, la stiamo intraprendendo e non ci fermeremo mai, perché i risultati ci danno ragione giorno per giorno, e questo è frutto di un lavoro fatto con grande umiltà e decisione. Grazie.